diceva alle 9 che era fatto dopo. Dopo, quando si tratta di spaccare le palle alla gente, però sei sempre disponibile. Era il 1992 quando il regista Daniele Lucchetti portò in scena Sottobanco, lo spettacolo teatrale che ha aperto il cosiddetto filone scolastico. L'entusiasmo e il successo di critica e pubblico furono tali che 3 anni dopo lo stesso Lucchetti portò la storia al cinema, girando il film La scuola, il racconto di un anno scolastico tra alunni svogliati, professori frustrati, gite di istruzione, strutture fatiscenti che costringono a svolgere lo scrutinio finale in palestra. Ed è proprio questa l'ambientazione riproposta da venerdì a ieri al Curci di Barletta, dove a quasi 20 anni di distanza la scuola è tornata alle sue origini. Protagonista come sul grande schermo Silvio Orlando, anche produttore dello spettacolo insieme alla moglie nel ruolo dell'insegnante di italiano, democratico e vicino agli studenti che si contrappone ai suoi colleghi e al preside molto più rigido che lo invita a non fare poesia. Accanto a Silvio Orlando, nel ruolo interpretato al cinema da Anna Galiena, una credibile e divertente Marina Massironi, oltre ad una parte del cast originale che comprende il prof di religione Vittorio Ciorcalo e l'esilarante insegnante di francese Roberto Nobile. Uno spettacolo che fa ridere e riflettere, presentando in fondo un bilancio amaro sulla situazione scolastica nel nostro paese, praticamente immutata, se non peggiorata, da 20 anni a questa parte.